Benvenuti a Compila, quindi va. Ciao a tutti. Buonasera. Adesso mi metto a salutare imitando personaggi famosi tipo Ferragni, hi guys, oppure Maria De Filippi, buonasera. Dai. Così tanto per iniziare bene lunedì con un po' di giusto quel pizzico di follia che ci vuole. Allora, aspetta che regoliamo un po' i volumi perché qui mi sa che è partito un brano di quelli che lo lascio in sottofondo così. Ok, vai giù lì, così non disturba. Ok, buon inizio settimana a tutti. Chi c'è che si collegherà, chi non si collegherà, non so. Stasera iniziava Sanremo, stasera per caso. Non mi sono documentato. Adesso cerco. Oggi non ho proprio avuto tempo di. Ho lavorato come. No, martedì 7 febbraio. Quindi. Quello che ho cercato e Google mi ha dato esattamente. È la prossima settimana, ok? Ma tanto non penso che. Nel mio caso mi darà molto fastidio da questo punto di vista. Poi sì, nel senso che no, Dio, non, se mi capita di buttare un occhio non ho nessun problema, ma ne sono così, come dire, a parte che tutte le volte che sento canzoni la prima volta non ne piace neanche una, poi dopo finisce che diventano tormentoni e non escluderei nessuna, come l'anno scorso tutto sommato sono andato avanti tutta l'estate con successi che sono venuti fuori pian pianino, ti ci abitui, inizi a scanticchiarle qualcuna, tra quella che muoveva le gambe, le chiappe, quella di Dargen d'amico, cioè pian pianino ti entrano in testa e quindi Giovanotti, tutta questa gente. Alla fine ti abitui al motivo e ci fai l'abitudine e poi ti ritrovi a cantarle quando meno te l'aspetti, quindi. Però sì, tutto sommato non sono un fanatico di Sanremo né un detrattore, diciamo, sono neutro da questo punto di vista. No, prossima settimana, quindi mi ricorderò comunque da martedì, quindi. Ciao, stavolta dico Muzio, perché stavolta non mi sbaglio, perché mi sono reso conto che tutte le volte saluto con ciao Valerio, invece, perché poi ha detto, ma perché, beh, in effetti però uno si può confondere, perché Valerio è un nome comune, poi ha detto, ma anche Muzio, effettivamente, cioè pensandoci bene sono entrambi di nomi, anzi ce ne sono anche di famosi, c'è anche un famoso Muzio. A parte Muzio Scevola, quindi vabbè, queste sono le gaffe. A tal proposito, così ci facciamo gli affari privati. No, ho letto la mail, grazie intanto per la collaborazione, così magari una sera dedicheremo una live ad assemblare queste ultime cose su quella libreria client. Dipende un po' da quant'è lo sforzo. Quella Antonello Carlo Magno, ecco, in questo caso mi confermi che Antonello è il nome, perché non si sa mai, perché anche Carlo Magno, siccome più o meno 2 anni che sto facendo una gaffa invertendo un nome e un cognome, non si sa mai, quindi è meglio come dire accertarsene, che non si sa mai. Quindi ho visto oggi tra l'altro un post che l'azienda lì, ho visto su LinkedIn, wow, che ha cambiato un po' grafica, che pubblicizzava nuovi colori. Io invece ho sbiancato la grafica, quindi mi hanno anche chiamato Alessandro Magno. Beh, quello è condottiero, quindi ci sta come
È un po' lunedì, siamo partiti proprio così, con una giornata di quelle che mi si incrocia ancora la vista. Qua c'è C Sharp che mi passa davanti, quindi infatti faccio un po' di Delphi per disintossicarmi, giusto? Nuova brand identity, giusto? Usiamo i termini corretti, perché giustamente sì, questo è il termine che si usa. Che usate probabilmente anche nei corsi, perché so che fate corsi anche sul social. Poi avevo presenziato la presentazione cina di DevCon, dove si era parlato appunto della presence su LinkedIn. Fa figo, ci sta. Beh, però diciamo che si è abituati a chiamarla così, quindi come si dice il personal branding, questi termini che sì, sembra sempre un po' di andare a pescare l'inglese, ma quantomeno con due termini si capisce di cosa si sta parlando, e quindi ormai è un secolo fa, è veramente passato un sacco di tempo, perché dopo non si è fatta la conferenza per causa, forse era un po' prima della pandemia. Però comunque era stato interessante, perché quantomeno, cioè, si vedeva anche qualcosina. Non strettamente Delphi, che però non è detto che, anzi, come sempre sono cose che poi alla fine aiutano, perché se uno si deve fare conoscere, giustamente uno sviluppa, la parte lo sviluppo, la parte è anche il proporsi come immagine e tutto il resto, e quindi ci sono delle cose che sembrano banalità, ma effettivamente io faccio tutto amatoriale, però faccio un po' come riesco, quindi un po' come quando sviluppo siti o così, nell'uso dei colori, nell'uso delle grafiche, come il logo di qui sopra, cerco di fare un po' quello che c'è qui su, cerco di fare un po' il possibile, però il facciotto l'ho dovuto far disegnare a qualcuno che era capace di disegnare, però mandava così, è stato un po' studiato, diciamo che il primo prototipo non mi assomigliava. Poi c'è stato un piccolo brainstorming con la persona che tra l'altro saluto, anche se so che non segue, nonostante è un po' la pubblicizzata, quindi tra l'altro dovrei, adesso che mi ricordo, sul mio canale dovrei aver messo anche il link. Non vorrei fare una gaffe come al solito, che Sempre. qua è un po' la No, perché pubblicizzata, c'è quindi. la mia voce qui, no? Tra l'altro dovrei adesso la mia voce in doppia. Ma voglio andare sull'home page, come al solito, che qua Sempre. niente, voglio È un po' la attivare il mio No, perché canale. vabbè. Adesso ci sono io che sento la mia voce, mi lamento della mia voce, che sente la mia voce, basta. Vabbè, pensavo, dovrebbe esserci il link alla pagina di Monica Bonvicini che mi ha disegnato, e quindi ho detto: ma cosa manca? Manca un po' di pancia, un po' di panciuto, un po' di rotondità. Appena mi ha fatto un po' più rotondo, ero perfetto, ero proprio io, quindi bastato arrotondare. Oddio, aiuto. Ok. No, questo è un po' il lunedì che è un po' istituzionalizzato. Sto provando a fare un paio di live a settimana. È stato un momento molto metafisico. Oh, ciao, Progetto Crema. Quello della tripla voce, come diceva Raul Cremona, metà fisico, metà fa schifo nel mio caso, ma vabbè. Come va? Ah, giusto, io mi scordo sempre. Io sono. Mi viene in mente solo quando passa Fubit, che di solito di fare gli shout out a quelli che passano, quindi andate a trovare Progetto Crema che porta retro gaming, a volte per mia sua amica, su hardware giusto tra l'altro, quindi che mi scatena sempre dei ricordi, porca miseria, il mio. Sai che fine ha fatto mia amica 500, che col suo grattare i floppy disk, quanto mi divertivo. Quando ho iniziato a pensare di programmarlo,
avevo usato Easy Amos, avevo usato, però avevo iniziato a studiare così, non trovavo informazioni, niente, appena l'ho venduto è scoppiato internet e avrei potuto trovare qualsiasi informazione, mannaggia. Vabbè, dopo purtroppo sono sono passato al PC, e quindi, però sono, da lì le cose hanno preso un'altra direzione. Peccato, perché è una macchina fantastica, non c'è niente da dire. Io ho studiato tutti i suoi Fateranius, i suoi, mi ricordo, i suoi chip dedicati ognuno a qualcosa di diverso, video, anche se più che altro giocavo, non c'è da fare. L'Amiga 500 si gioca, ogni tanto mi lancio qualche emulatore, anche se, come dire, non è proprio la stessa cosa, bisogna dire. Un peccato. Se potessi ripescarla, non saprei dire neanche se funzionasse, perché comunque l'Amiga 500, dopo ho usato per 20-30 anni, secondo me non so se dura così tanto, come, a meno che non sia un modello successivo, ricostruito, riassemblato, non lo so. Però in teoria si è tenuto bene. Chissà dov'è, non lo so. Peccato che poi Commodore abbia ammazzato l'Agnellus Grasso. Sì, anche se, come dire, col senno di poi è facile, diciamo, però quando hai per le mani, come dire, un oggetto del genere, o 500 dura, sono i 600 e i 1200 che si sciupano di più. Sì, mi ricordo che erano un po', soprattutto il 600 era un po' il contentino già con l'espansione. Io mi ricordo che uno dei desideri maggiori per cui avevo fatto la collezione di paghette e avevo accumulato, avevo fatto il mio primo operazione di risparmio budget, era per prendere l'espansione di RAM. L'espansione di RAM da 512k per portare l'Amiga 500 da 512 a... sì, ma quello, secondo me, quel Commodore 64 che vedo nel link, mi sa che sia l'emulatore, che per quanto accurato non è proprio la stessa cosa. A parte che mi chiedo, non dovrebbe essere però complesso? Sì, forse su larga scala sarebbe un po' difficile magari, come dire, crearlo, però, cioè, produrre proprio un Commodore 64 verace non dovrebbe essere così complicato dal punto di vista elettronico. Probabilmente non so quali possono essere i costi, o perché vedo che comunque le edizioni ce ne sono, ma con forme un po' diverse, poi dentro un emulatore. È vero che in quel modo hai una macchina che puoi utilizzare magari con Windows 11, esatto, quindi questo, ok, questo è un PC ribattezzato. Ma no, l'idea può essere anche carina. L'avevo letta questa, che c'era anche proprio una Commodore, ci provano un po' tutti. Sì, Brand, era chiaro. Mi sa che costa un pelino, infatti, ma più che altro perché alcune cose non sono più al livello in cui si è arrivato. Se costruisci su larga scala hai dei costi ovviamente molto abbattuti, e se devi farlo magari domani, chi lo sa, non si sa mai, anche se effettivamente poi con gli emulatori al resto non è che ci sia così tanto. Però sì, a volte non mi trovo proprio a mio agio, mi accontento quando fanno delle riedizioni, ad esempio sulla Nintendo Switch che ho comprato, diciamo che l'avevo comprata perché avrei dovuto usare la Ring Fit, poi ovviamente ho preso tutti i giochi e non la uso mai. Ho preso una riedizione di Turrican, proprio come quello di Amiga, ma ci sono anche le versioni Mega Drive e Nintendo, e ogni tanto devo fare questo tuffo nel passato, quindi. Oppure mi rigioco a Batman The Movie, mi ricordo che mi piaceva un sacco perché conoscevo molta gente che non riusciva ad arrivare alla fine del primo livello e schiattava di brutto quella della fabbrica
dell'Axis Chemical Factory, proprio come nel film. Io invece, grosso modo, pur prendendo qualche scopaccione, grosso modo ce la facevo, cioè arrivavo in fondo quel livello e lo facevo sempre, perché poi il top era il livello dell'automobile, cioè il livello dell'automobile, della Batmobile su Amiga, è qualcosa di, cioè la simulazione arcade di guida, poi è quel, cioè quel senso di, come dire, di eroicità quando proprio ti avvicini e lanci il rampino e curvi e lo fai magari al terzo tentativo prima di beccare la polizia e sfuggi all'ultimo col tempo che cala, cioè quel livello lì è, secondo me è disegnato a livello incredibile, una delle simulazioni di guida migliori che conosco, pur non essendo un gioco di guida, o comunque che mette adrenalina. Quindi quella con il Batwing è un po' noioso con i palloncini perché va piano, invece quella con la musica e le ambulanze, che un vecchio ci sei trasformato con il tastiere USB USD con Commodore 16. Non dirlo in giro, Antonello, che già facciamo fatica a far passare Delphi come strumento moderno. Se ci aggiungi anche questo, dopo finisce che non ce la facciamo più. No, dai, via, veniamo. Arcade più cinema allo stato puro. Sì, in effetti era ben riuscita. Poi Ocean faceva, poi con mia madre, partita Rainbow Island. Anche mia madre e io abbiamo scassato una quantità di joystick a quel gioco lì, in maniera, capendo poi alcuni trucchi più tardi con l'esistenza di internet, che non ci spiegavano, ma eravamo arrivati veramente avanti, non a finirlo, ma era, c'era anche un Tetris che mi piaceva, stile un Tetris stile molto russo, ma più russo dell'originale, che aveva una simbologia strana, aveva una musica strana. Alcuni di questi giochi ogni tanto me li vado a ripescare, perché ci vuole un momento di svago, anche se il tempo è sempre, esatto. Rainbow Island mi piaceva meno, invece Rainbow Island era proprio, cioè roba che comunque, se cioè, tipo perdeva una vita nei primi, non dico il primo livello, ma il primo livello non capitava, però comunque anche nei primi mondi c'era da ripartire, perché non si può, quindi cioè, si è arrivati a un livello tale di perfezione e competizione che non si poteva tollerare di perdere, non so, la vita all'inizio della seconda isola, quindi non. Poi avevamo dato un nome a qualsiasi nemico dall'aspetto un po' strano, perché mi ricordo c'è, cioè, il livello degli zombie, dei vampirelli, per cui la vampira più grossa, rosa, quella rosata, la chiamiamo Busmona, non so da dove è uscito questo termine, perché è grossa ed è abbondante, e i pipistrellini ovviamente erano i Busmini, quindi ci eravamo inventati dei nomi per tutte tutti i nemici più buffi che c'erano nel gioco. Bei tempi. Adesso purtroppo bisogna programmare. No, dai, stasera è la serata di coding in relax, nel senso che lunedì scorso ci siamo fatti un po' di, siamo scritti un po' di codice, quindi solo proprio codice, niente di visuale, quindi noiosissimo codice. Per fare una, oddio, l'obiettivo è incapsulare in una libreria di utilità che può essere, che poi si può mettere su GitHub magari, per fare il cosiddetto retry pattern, o meglio, sarebbe interessante vedere un po' di pattern diversi, implementarne qualcuno. Infatti una delle modifiche che volevo fare è rendere un po' più generica quell'implementazione, dal punto di vista di avere una classe, un helper, diciamo, con cui si accede venendo all'argomento, così vediamo. Magari qualcuno è qui per vedere un po' di codice. E
per fare, cioè per accedere magari a diversi pattern e avere come primo il retry pattern. Tra l'altro mi sono accorto che il progetto l'ho chiamato reply, le unit reply, ma reply non era reply ma era retry, vabbè, comunque fa lo stesso, sono prototipi. E quindi questo per dire che il retry è uno di questi pattern, quindi sarà quello che poi andremo idealmente a completare, a integrare stasera con altre cose. Poi magari da lunedì prossimo facciamo qualcosa di un po' diverso, tanto ce ne sarebbero di, come dire, prototipi e cose da vedere. A tal proposito segnalo sempre che ho messo una nuova vecchia home page, perché è una nuova home page ma dall'aspetto vecchio, no? Nel senso che è proprio minimal, però dentro ci sono un pochino di, è minimal graficamente più brutto magari rispetto a quel frontespizio che ho sempre avuto, ma molto più utile, perché mi è già capitato un paio di volte di andare a consultarlo e scaricarci dei file perché mi servivano, quindi ha già dato la sua utilità. No, c'è una pagina calendario dove c'è un integrato, un Google Calendar eventualmente da seguire, dove cerco un po' di anticipare quelle che sono le live qui, eventuali eventi se si organizzeranno dove sono magari presente, così ci si può trovare, si può chiacchierare, oppure anche live su altri canali, perché se tutto va bene, ma sono in attesa di una conferma definitiva, dovrei fare a febbraio mi sembra sia un giovedì, giovedì 9 dovrebbe essere la data, adesso devo ricontrollare perché ci sono un po' di cose, un webinar su un altro canale parlando di Delphi, cioè far vedere un po' idealmente cosa Delphi ha da offrire a una persona che magari cerca lavoro, vuole fare una modella, no, vuole fare lo sviluppatore magari, oppure vuole creare prodotto, qualcosa con Delphi, cosa si può fare con Delphi in pochi minuti con poco codice e in termini di app mobile, app desktop. Quindi dovrà un attimo farmi anche una scaletta, una sintesi, qualche slide, ma l'intento è non poche slide, magari qualcosa di più visivo per fare una sorta di panoramica e magari portarlo un po' alla conoscenza, di farlo uscire un po' dalla nicchia. Ecco, questo è un po' il tentativo, anche se comunque vedo anche sui social, su LinkedIn, ho visto diversi contatti, insomma un po' di persone che stanno contribuendo all'open source, c'è un bel fermento. Comunque ovviamente la sua è una nicchia, quindi questo nulla da dire, però insomma grosso modo vedo che c'è una conferenza in arrivo, c'è una presentazione di una nuova versione in arrivo, quindi febbraio diciamo che probabilmente ci porterà qualche novità e qualcosa di interessante. Ho visto che hanno creato nuove immagini per Docker, ho visto tra l'altro un commento, adesso dovrò andare un attimo su Facebook, anche se ho visto che qualcuno ha già scritto, ha già risposto perfettamente, quindi cioè fondamentalmente siamo abilitati a qualsiasi cosa poi e qualsiasi sfida si presenti, quindi non siamo assolutamente, possiamo accettare qualsiasi sfida, no, l'ideale è quindi insomma magari usare qualche pretesto per costruire qualche tool che manca, anche in base poi ai suggerimenti che arrivano, perché sono sempre ben accetti. Quindi la settimana scorsa abbiamo scritto già una parte di codice, avevamo fatto un retry pattern. Non mi aspettavo di ottenere un risultato assolutamente, ma qualcosina che funzionava in realtà siamo riusciti a farla, ovvero sfruttare i metodi anonimi per, come dire, incapsulare una chiamata, in questo caso non è un,
cioè quello che può essere una chiamata un API, una chiamata, un'apertura di una connessione un DB, qualcosa del genere, siamo riusciti a incapsularla all'interno di un codice, diciamo, esterno. Quindi la nostra chiamata, che poi in realtà è la simulazione di una generazione di un errore per mancanza di file, però quello che ci serve è qualcosa che produca un'eccezione, perché poi fondamentalmente il nostro retry pattern a cosa serve? Serve a configurare il ripetere un tentativo di esecuzione di un'operazione che è fallita a causa di qualche errore, con una serie di parametri, ovvero un tempo di attesa, un numero di tentativi, eccetera. Ed eravamo riusciti in questo intento, abbiamo visto che dopo un tot di tentativi l'operazione falliva del tutto, mentre se come dire, le condizioni, questo file si trova subito, funziona tutto all'istante. Se invece manca, c'erano i tentativi, se durante i tentativi si ripresenta, l'operazione ha successo, mentre in caso di persistenza dell'errore l'operazione fallisce. Quindi da questo punto di vista funzionava perfettamente. Abbiamo così fatto prima una passata di logica che era molto sperimentale, poi l'abbiamo un pochino rifattorizzata arrivando a usare un'interfaccia, quindi anche una gestione automatica della memoria. Secondo me quello che manca è aggiungerci qualche opzioncina, prendendo anche qualche spunto da, come dire, da pattern esterni, da qualche libreria esterna che ho visto, che poi è quella che mi ha dato in un certo senso anche l'idea. Ad esempio, implementazioni di questo tipo si trovano su vari linguaggi, trovate su Python, trovate ad esempio su .NET, è molto celebre la libreria che si chiama Polly, da polling, però c'è Polly e c'è il pappagallino, ci sono ovviamente gioco di parole, che implementa sia questo pattern ma sia anche altri molto interessanti, come il circuit breaker. Sono un tema interessante che magari varrebbe la pena approfondire, e poi eventualmente, chi lo sa, magari anche quest'anno in qualche Delphi Day, in qualche webinar, parlarne proprio a livello espositivo per analizzare queste possibilità, sempre nell'ottica di portare Delphi a uscire un po' dal suo schema di applicazione desktop e database client server, ma anche in termini di compatibilità con microservizi, un po' più, una maggiore resilienza grazie al fatto di ritentare delle operazioni, supportare dei vari bus, i container, quindi andare verso comunque quello che è, almeno idealmente, almeno per applicazioni medio-grandi, quello che è il, come dire, la struttura che ci aspettiamo avrà poi il software nel futuro. Quindi qualunque cosa che abbia un minimo di complessità ad oggi più o meno possiede queste caratteristiche, un sistema di messaggistica e quant'altro. Secondo me si ottengono cose molto interessanti e che soprattutto consentono di utilizzare non solo Delphi ma anche altri linguaggi, e quindi, o viceversa, e quindi, come dire, una volta che uno se li ha un po' studiati, trova un po' il meglio per ogni esigenza, il prodotto finale ovviamente ne giova in termini di velocità, in termini di distribuzione, deploy e quant'altro, e quindi anche il nostro lavoro teoricamente dovrebbe un pochino, non dico alleggerirsi, però quantomeno diventa sfidante, ma divertente nel suo essere sfidante. Quindi quantomeno non stiamo a fare, insomma, cose troppo trite ritrite, e sfidiamo un po', come dire, le novità, vediamo un po' le novità. Quindi adesso io mi sposto alla live precedente, per chi la volesse vedere è ancora qui sul canale Twitch, però nel caso, se fa più comodo, io ho anche sempre, metto l'indirizzo in chat, il canale su YouTube, dove fondamentalmente ricarico quasi puntualmente, netto di
qualche eccezione con una live che abbiamo fatto qualche sera fa dove abbiamo praticamente solo chiacchierato, quindi quelle più significative cerco di pubblicarle. Poi chiaro che non sono come un webinar o un tutorial, quindi anche se ho in mente di prepararne per quest'anno, quindi sto cercando di buttare giù una sorta di calendario editoriale che mi consenta anche di arrivare un po' meno all'ultimo e di pianificarmi anche un pochino le cose e produrre dei contenuti un po' migliori, perché ho visto che comunque produrli in un certo senso aiuta anche a me a sedimentare un po' di conoscenze, magari uscire anche un po' dall'ambito Delphi, parlare un po' di web, aggiungere anche un po' di questo. Grazie mille Progetto Crema per il revival amichisti che ci sta sempre. E buona live se vai in live, andatelo a seguire e buon proseguimento anche a te. Grazie per essere passato, grazie mille. Così noi ci spostiamo, se ce la fo, della screen più cam. Ah ok, qui c'è il mio faccione, non è... adesso l'ho spostato così e qui c'è un po' quello che abbiamo fatto la volta scorsa, ovvero questo policy builder, ecco questo l'ho chiamato anche reply retry, reply policy, ero proprio messo male, comunque non che questa settimana sia messo meglio, ma vabbè, cercheremo comunque di sistemare. Poi il refactoring è sempre possibile farlo, documentazione, cioè non è questo il caso, ma bevo un po' perché altrimenti mi asciugo. Ah, poi mi dimenticavo, per mercoledì ho messo in calendario una live sempre, adesso sto cercando un po' di, come dire, dividerle per ambito, nel senso di, come potremmo dire, creare un po' una serie. Quindi lunedì è un po' live coding forma libera, quindi che è sempre un po' una sperimentazione, vedere possibilmente un po' di cose nuove o possibilmente interessanti. Mercoledì invece, che è Discovery, è un po' dedicato al pionierismo, diciamo, chiamiamolo così. E in programma, in calendario per questo mercoledì, ho messo un attimo un'esamina, quindi esamina da profano, quindi da novizio, da chi non l'ha mai fatto uso, però con un minimo di guida da seguire, perché ho, come dire, ho fatto da revisore tecnico per un libro Delphi dove si parlava dell'argomento, e quindi però non mi ricordo assolutamente un tubo, su i componenti Bluetooth, volevo un attimo approfondirli, perché è una cosa che mi piacerebbe riprendere quella specie di lavagnetta da disegno che avevo fatto con Schia e provare magari a mettere in comunicazione un tablet con un PC desktop da usare come lavagnetta e facendoli comunicare via Bluetooth. Quindi ci andremo a magari a spulciare un attimo le API, le funzionalità, il fatto di poter fare il pairing con i vari dispositivi, gli eventi chiave, quindi un modo di capire, perché io pensavo che il supporto Bluetooth fosse cioè legato al supporto di alcuni protocolli specifici, o come dire, cioè sono quelle librerie che si scaricavano da Getit per dei dispositivi, invece è un API della serie, io metto una mia applicazione sul desktop o su un mobile, su un altro dispositivo, un'altra applicazione, se è presente un Bluetooth possiamo fare il pair tra le due applicazioni e metterle in comunicazione tra di loro e passarci dei dati come faremmo con un wifi, con un socket o con qualsiasi altro canale di comunicazione. E questo la trovo una cosa molto molto interessante da questo punto di vista, quindi mi sarebbe piaciuto sperimentarla, ed è quello che, se tutto va bene, se non ci sono
imprevisti, perché come sempre, essendo che di giorno si lavora, di sera non si sa mai come si arriva, è quello che mi piacerebbe andare un attimo a sperimentare. Per cui mercoledì, se siete nei paraggi, vi volete collegare e sgruffolare insieme a me questa cosa, ce la facciamo volentieri. Allora, qui volevo intanto fare questo tipo di refactoring. Per fortuna ho messo MMX, che magari mi dà pure una mano. Questa unit ovviamente dovrà cambiare nome. Abbiamo fatto questo simpatico esempio dove gli abbiamo detto di eseguire un'operazione che teoricamente dovrebbe in un certo senso restituirci una stringa, gestendo questa eccezione find not found, riprovando 5 volte con un'attesa di 2 secondi tra un tentativo e l'altro, e questa è l'operazione che deve restituire un risultato del tipo che noi abbiamo specificato. Quindi abbiamo visto che se questo file che cerchiamo di leggere non veniva, come dire, in qualche modo trovato, ovviamente c'era un find not found exception, lui aspettava 2 secondi e riprovava fino a 5 volte, dopodiché l'errore diventa persistente e quindi fuoriesce, viene stampato e il programma si interrompe. Ad esempio qui c'era un counter che io vorrei, cioè questa function, o meglio non questa ma una function che vorrei prevedere come funzione da mettere in mezzo per gestire il retry, la vorrei come dire customizzare mettendoci dentro tutte queste informazioni, cioè quanti tentativi siamo arrivati, qual è il numero di retry che dobbiamo ancora fare in modo che il nostro meccanismo si configuri in un certo modo, cioè ad esempio 5 retry e 2 secondi, ma noi all'occorrenza potremmo andarli a cambiare dinamicamente, cioè dire, non so, se il tentativo è il primo aspettiamo 2 secondi, se il secondo ne aspettiamo 5, se il terzo ne aspettiamo 10, cioè magari riuscire a inserirci in un callback tra un tentativo e l'altro per andare a alterare questi parametri ricevendo delle informazioni in un contesto. Mi sono anche in un certo senso come dire trovato un modello da seguire, perché questo retry con questo numero di volte non mi piaceva così, quindi un po' di cose vorrei appunto implementare una sorta di retry indicando anche questo callback, rivedere anche appunto un po' le, come dire, le alternative che ci siamo dati, e fare anche un retry forever, retry once, cioè mettere giù un po' di policy per poter implementare diverse politiche tutte all'interno della nostra libreria. Oh, Punga, buonasera, ben arrivato. Ok, lunedì è una giornata che ti è favorevole, quindi quindi diciamo che ci sta, così proviamo. Diciamo che la doppia live settimanale mi ucciderà prima o poi, però cercheremo di il lunedì fare il coding rilassato. E come va, tutto a posto? È iniziato bene la settimana, quindi sei arrivato giusto in tempo per salvarmi da un paio di access violation. No, allora, che l'altra volta abbiamo rischiato delle access violation di quelle. Purtroppo devo mollare, la giornata è stata pesante. Hai tutta la mia comprensione, Antonello. Buona continuazione, grazie mille. Poi, grazie di essere passato, che mi fa sempre molto piacere. Poi speriamo di ritrovarci alla prima occasione pubblica con qualche evento, qualcosa
Delphi e non, diciamo, quando succederà, quando capiterà, speriamo presto. Speriamo che quest'anno almeno si riesca così a organizzare qualcosa in questo senso, per vedere un po' di gente, che è sempre uno scambio culturale. Allora, questo l'ho nominato policy, quindi questo in realtà dava vita a un retry. Ok, e partiva con questo accept class, quindi con un qualcosa di perché l'ideale in realtà, poi questo non è malvagio, però volevo metterci un altro po' di pattern. Adesso oggi avevo un po' di idee che mi frullavano, poi adesso non mi sono uscite dalla testa, quindi questo handle è interessante per l'eccezione, però non so se mi... Allora, cosa va a fare? Va a creare questo, che era il nostro policy builder, che era un pattern builder perfetto, cioè proprio classico, classicissimo. Non so se rendere l'eccezione proprio il punto di partenza di questo oppure di devo pensare un attimo. Comunque questo avrei il piacere di chiamarlo retry, perché ho visto altre librerie, diciamo, un po' come fanno a creare, e sì, effettivamente partono con un handle. Questo mi sarebbe piaciuto trasformarlo in qualcosa di più generico, dove questo policy abbia delle funzioni, dove io scelgo il retry, ma eventualmente potrei anche scegliere un'altra strategia. Quindi è un questo handle che gestisce, parte, crea un retry, però magari vorrei fare un handle anche di diverso tipo. Quindi il retry è una delle cose che si possono fare, ma vorrei implementare altri tipi di come dire di retry. Quindi questo handle, oppure anche in combinazione, quindi è quello che mi piacerebbe un attimo. No, ti sei svegliato? Si è svegliato il gatto. Il gatto oggi è passato Amazon, quindi dorme negli scatoloni. È un perfetto testimonial, perché c'è proprio la scatola, c'è il sorriso del logo di Amazon sotto e lui dentro che dorme praticamente usando la carta come cuscino di imballaggio. Vabbè. Quindi questo vorrei, il discorso qual è? Che vorrei trasformarlo in un policy builder più generico. Quindi, detto così, dove il retry è una delle opzioni. Ok, aggiorna anche questo. MMX aggiorna anche questo, non ci credo. Pure il commento del fantastico, ottimo, ottimo lavoro. Non sapevo che il buon MMX aggiornasse anche questi commenti che inserisce. Quindi anche questo diventa un che si accorcia pure, e questo va anche un po' a vantaggio di leggibilità. E tra l'altro questa unit che si chiama reply invece che retry, ho chiamato reply anche il progetto, non so perché mi è venuto in mente. Si aggiorna tutto, sì, no, perché il refactor di Delphi ormai in .NET non riconosce sintassi, non riconosce ormai è rimasto talmente indietro che non, ma boh, lo capisco, perché sono un po' tecnologie con LSP, bisogna un attimo approfittarne e rinnovarlo, però
confido nell'evoluzione delle prossime versioni. L'importante è averci e avere uno strumento, quindi se non altro, quindi qui la compilazione ce l'abbiamo. Questo direi che potremmo buttarlo via. Cos'era? Proprio il primo tentativo che abbiamo fatto, vabbè, che è molto molto semplice, però come dire, possiamo anche gettarlo via, perché era proprio un tentativo. Ok, quindi questo handle, perché? Perché questo handle dice: ok, io devo gestire questa eccezione restituendo un risultato di questo tipo. Quindi ti faccio costruire una policy per gestire le operazioni che restituiscono questo tipo. Poi, che sia un retry, te lo dico io. Quindi, perché ad esempio qui nel policy builder, ad esempio un retry, quindi se io non chiamo retry, oppure di retry ne abbiamo di vari tipi, perché ad esempio potremmo avere retry, quindi il policy builder parte e ha un'eccezione e fin qui rimane tutto com'è. Non ho visto nella libreria, ad esempio in poly, se faccio un handle che cosa succede, cioè quante volte prova, forse prova una volta, non lo so, non so qual è il default. Però perché volevo partire da qui, perché questo retry con queste n times, questa va bene, quindi trasforma la policy in una policy di retry. Però ecco, come default, però io potrei anche fare una cosa del genere: retry once, quindi il valore di ritorno è sempre questo, è una function retry forever. Che sembrano inutili, ma vabbè, sono, come dire, sono un'alternativa in un certo senso. Quindi implementate, cosa fanno? Restituiscono in questo caso la retry once, è abbastanza facile perché chiama la retry con queste times e passa un 1. Tanto qui potremmo anche metterlo quasi come default, quindi qui salva e poi restituisce se stesso, perfetto. Qui mettiamo, ad esempio possiamo usare un meno 1 per indicare che andiamo all'infinito. Questa è la wait. Ok, quindi riusciamo ad aggiungere anche qualche metodo di helper, anche perché ad esempio la wait con il tempo è un'alternativa, ma io potrei anche aggiungere della wait when, cioè attendi fino a quando, oppure cioè, oltre al tempo posso usare altre variabili. Quindi questo mi apre un attimo un po' le porte a mettere dentro diversi criteri di retry, ma non solo di retry. Se viene fuori una bella unit, una bella libreria, bisognerebbe trovare il nome adatto, un nome adatto di allora. Ok, quindi fin qui, quindi come default teniamo 1 perché è quello meno pericoloso secondo me, e wait interval from seconds un secondo, così questa è una struttura, riesco a dargli un default? Forse sì, forse no.
Mi sembra un po' strano per un record. No, no, così non me l'accetterà mai. Sì, infatti non possono avere. Tra l'altro, time span è un record, quindi. Qui sono stato anche un po'. Passiamolo magari anche così. Ok, così copiamo i dati da A e ottimizziamo anche un pochino la. Sì. Ecco, diciamo che dover replicare un po' tutti questi. Questi metodi nell'interfaccia. L'interfaccia diventa un po'. Diventa un po' asfittica, questo è vero, però usare l'interfaccia ci dà un sacco di opportunità dal punto di vista. Adesso poi i metodi potremmo metterli anche tutti alla fine dal punto di vista della gestione della memoria, quindi questo handler lo chiamerei for, ma mi rompe perché c'è la parola chiave. Ok. Qui c'è l'execute, come la potremmo chiamare? La potremmo chiamare. Sto pensando che ci sono. Ok, questi context. C'è la questione del context. Execute in realtà è un nome che può starci perché è molto familiare, ricorda quello dell'azione, ricorda i vari REST, execute async, quindi è familiare per un sviluppatore Delphi. Una cosa che dicevo volevo introdurre era questo. Allora, io adesso mi faccio una cosa di questo tipo. Questo esempio me lo tengo. Tra l'altro sta ancora compilando, ma voglio farmi un po' di alternative, ovvero dire partiamo da un caso abbastanza semplice. Ok, un exception. E abbiamo un execute, quindi in questo caso andremo in retry singolo di un'operazione, quindi ovviamente la struttura non è completa perché dobbiamo va bene così, va benissimo. Handle required explicit type arguments. Sì, vuole la exception. E proceed, anzi function. Ah sì, giusto. Questo voleva. Allora, facciamo integer. Se qui non volete niente, si arrabbia? No, ci vuole. Ovviamente deve avere la sua funzione. Facciamola. Facciamola qui che valga per tutti, così. Function ovviamente è un valore di ritorno. Così questa la posso scrivere così e mi posso valutare varie alternative. Sorry, giusto, è vero. Ok,
reference to procedure. Ma ci vuole la procedura, che ora vuoi? Incompatible types, reference to procedure. Non ti piace così? Vabbè. Sarà forse la stessa cosa, onestamente, però. Però guarda, se può andar bene, te la propongo così, a parte che tutti i punti virgola, ben che vada, sono le. Mi hanno fatto la lambda. Ok. Handle. Poi qui metto ovviamente retry 1, fermo lì, retry forever, quindi abbiamo tutte queste possibilità. Vado a metterci il famoso time span. Un secondo. Allora, un'altra cosa che vorrei configurare è il fatto che, data l'eccezione, si debba avere la possibilità, ma potrebbe essere un overload di questo handle in realtà, di dire se l'eccezione effettivamente è valido oppure no. Cioè, mi spiego, c'era l'esempio del gestisco un'eccezione, magari l'eccezione è di quella classe, ma ad esempio nel caso del DB devo andare a vedere un code, cioè andare a vedere un codice interno per capire se è il caso o meno di gestire quell'eccezione, perché magari l'eccezione la intercetto, ma ho bisogno di vederla in altro modo. Quindi qui potrei fare un overload di questo metodo che già accetta l'eccezione, in modo da avere una function a cui passo l'exception e che mi dà una sorta di boolean, mi dice un true o false. Ok, sono indeciso se farlo direttamente qui o metterci un qualcosa tipo una sorta di when. Forse un when è più chiaro. In realtà probabilmente dovrei però cambiare anche la scrittura dell'exception, forse. No, magari nella when la metto così. Beh no, diciamo che il cast lo lasciamo fare a chi di dovere, perché poi tutti questi generics, sì, da un lato semplificano, ma se lo devo mettere no, però è vero che mi danno una grossa mano. Allora consideriamolo per un momento. Anche perché noi potremmo adottare qui una tecnica della serie, mettiamo un nil e a quel punto intercettiamo tutte le eccezioni e usiamo questo when in un certo senso per fare il nostro filtro, cioè per determinare se è un errore o meno. Allora, in realtà qui le cose sono non so come chiamare questa funzione, è una sorta di intercept, una sorta di
come dire, di verifica di funzione di match, cioè dovremmo passare una funzione function che prende come parametro di input l'eccezione che si è verificata e come parametro di ritorno dà un boolean, cioè dice true se dobbiamo stopparci in qualche modo, dobbiamo fare qualcosa, oppure false in caso contrario. Questa è una function perché poi tornerà sempre a restituire il policy builder. Predicate. Sì, grosso modo. Abbiamo anche il predicate qui, sì. Sono abituato a usare in .NET, pensavo che non ci fosse in Delphi. Ah, bellissimo. Sì, esatto, vabbè, predicate come definito. È un function. Non so se serviranno altri argomenti, però per il momento il predicate è giusto, è giusto. Grazie per il suggerimento, molto molto azzeccato, azzeccatissimo, molto molto azzeccatissimo, ottima risorsa. Comunque dovremmo lavorare assieme. Allora, perché il concetto, no, giusto, già posto così, dovrebbe essere questo. Aspetta, però qui come faccio a sollevare l'eccezione? No, qui salvo solo i dati. Qui mi devo salvare solamente le informazioni perché la gestione è tutta nell'execute. Quindi esatto. Quindi qui mettiamo ho trovato lo smile. Allora, troviamo un predicate. Cavolo, me lo salvo adesso questo predicate, non me lo posso mica salvare così. Non me lo posso salvare in questo modo. Questo è il motivo per cui viene chiesto probabilmente al lato della creazione. Secondo me ci sta che noi si vada a definire a questo punto anche l'eccezione, in modo da poter classificare anche questo. Cioè, o chiediamo qui già direttamente il tipo, oppure questo diventa un tResult ma anche un exception che andiamo in qualche modo a salvare. E quella viene già presa come exception class. Volevo per una volta evitare un generic, ma mi sa che non riesco. Poi ci sarà da mettere anche un constraint. Quindi questo robo qui, dov'è il policy builder? Devo adeguarlo. Quindi qui diciamo che l'exception e tutto il resto saranno chiaramente di conseguenza. Qui dovrò mettere un type of qualcosa. Non sono sicuro che questa cosa vada a buon fine. Mm.
Ma in effetti, scusa. Aspetta, 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 fermiamoci un attimo. Perché lo vorrei tipizzato, questo sì. Quindi qui andrei a togliere questo e metterei nella create la create su. Questa roba qui, questa mi serve ancora, forse no, anzi forse sì. Beh, questa la posso assegnare direttamente, scusa. Non posso, ah no, perché questo è un type. Tra l'altro non posso. No, questa create non ha bisogno di questa roba qui. Non so perché ce l'ho messa. Questa dovrò fare in modo di estrarla dalla mia exception. Sa che abbiamo forse complicato troppo inutilmente il design di questo codice. Per fare una cosa, per evitare un cast che mi sa che forse potevamo evitarci. Ho questo sospetto. No, no, lo complichiamo troppo. Lo complichiamo troppo a fronte di un e poi ci rendiamo troppo legati all'eccezione, a quel tipo di eccezione. Potevo fare un backup del file, forse facevo prima, alla questione dell'eccezione, e non mi piace da questo punto di vista, mentre questa implementazione invece, cioè qui diciamo che la potremmo risolvere così, perché tanto sicuramente un'eccezione. Quindi non l'ho ancora creato il when, sì. Adesso lo rifaccio. Cioè mi sembrerebbe una complicazione inutile in questo caso. Ti fa il cast, anche perché tanto è un cast lo stesso, quindi però in questo modo quantomeno possiamo utilizzare, cioè va bene i generics ma non vorrei abusarne perché diventa troppo. Quindi allora chiamiamolo except when diventa il predicate. Ok, che noi andiamo a salvare e poi restituiamo sempre self, cioè non vale la pena, magari se c'è un altro schema, però cioè. Quindi questo dovrebbe permetterci di fare una cosa di questo tipo, di dire
punto when, andando a passare qui un non c'è nell'interfaccia probabilmente. Ok, quindi when, qui andiamo a fare una function che prende quindi una nostra exception di tipo exception, che poi tra l'altro la possiamo chiamare come vogliamo, begin, e restituisce ovviamente un boolean perché è un predicate. Ok, quindi qui potremmo scriverci un result, ad esempio se è x base exception to string stack trace message help context maggiore di 0, non so, abbiamo un codice, abbiamo una variabile errore, chiaramente dovremmo andarla poi a testare questa. Gli ho chiesto di formattare il codice, ma non mi pare che abbia fatto un bel lavoro. Preferivo volevo dargli un po' d'ordine, ma direi che così può andare. Quindi in questo caso possiamo introdurre una discriminazione, cioè possiamo dire ok che intercetti qualunque eccezione, però quindi se noi mettiamo data.db, qui in mezzo ci saranno delle eccezioni, no? E database error, per dire db, ok, mettiamo che noi intercettiamo un database error, quindi se non è database error, comunque qui non c'entriamo, però dovessimo lasciare questo nil, io a questo punto passerei qui, cioè accetterei qui la possibilità di avere un nil, se si può, ok, e qui if not assigned except class non raise, non usciamo, ma controlliamo se se è assegnata, se è eredita e quindi se corrisponde a tutte le casistiche, e poi la passiamo anche alla funzione di filtro, quindi in questo caso abbiamo la possibilità di non passare nulla come except class. Ok, qui qui questa è la limitazione purtroppo che deve rimanere così, però nulla ci vieta di dire e database error exception, tanto sappiamo essere, questo è C sharp, mannaggia la pupazza. Ok, e quindi usare qualcosa del tipo guarda database error ha un, c'è un code, qual è un database error che ha uno status code, tanto poi non è che mi interessi,
Sei sicuro di non averci un... database error. No, qui siamo in exception. Ci vorrebbe qualcosa del DBX, insomma. Ma vabbè, ma sto poi lì a farmi dei problemi inutili, tanto è totalmente simulato. Update error e update error. Allora, qui, anzi, potrei che combini. Potrei fare anche così, potrei dire sì, oppure vado a dire fire duck, ma fa lo stesso. Is, anzi, not. Hai finito di aggiungere dei ritorni e vuole completare questa procedura. False. Anzi, questo è sicuramente vero. Facciamo update error. Lo casto e poi qui gli dico error code maggiore di 200. Adesso non è che mi interessi ok, come cavolo, faccio una commistione tra Delphi e sorry. Il valore utilizzato per questo fantastico, questo è il nome che dà al metodo anonimo React Primer Act React $2 body, perché mi deve dire che in questo metodo ho messo l'esalta false ma non ho messo l'uscita, quindi mi dice che il valore assegnato a quella variabile non è... E questo è un nome che sembra strano, ma perché siamo nel metodo anonimo e quindi probabilmente battezzato con un nome. Ok, quindi potremmo intercettare diversi tipi di database error, ma per funzionare deve essere di tipo update error e avere un codice maggiore di 200. Poi questo codice può scrivere meglio, ma l'importante è che, come dire, ci sia la cosiddetta feature in questo caso. Manca. Ci manca tanto di quella roba. Ci manca la sua gestione, quindi sull'exception, quindi if assigned except class, se abbiamo una classe, se l'eccezione non deriva da quella, allora va risollevata. In caso contrario, perché questo è il filtro primario, if assigned except when and not except when e, quindi se abbiamo questo e ci viene dato un false o true, come facciamo? Error code? No, facciamo se è true. Se qui c'è un true, allora allora va gestito, quindi implementazione del try forever. Sì, esatto, ci manca anche quella. Allora diciamo if not, perché vuol dire che non è quella da gestire.
Dunque, aspetta, qual è più comodo? No, è più comodo dirgli quando va gestita, cioè quando va fatta con retry. Quindi se qui è un not, vuol dire che non è tra le eccezioni che ci interessano, e quindi però l'eccezione non è che ce la dobbiamo ingoiare, ma va lanciata come va lanciata di solito. Ok. Se times è minore di 0, non che mi piaccia molto così, comunque qui cala, quindi quando arriva a 0 vuol dire che dobbiamo sollevare il raise. Allora, solo quando uguale a 0 vuol dire che non abbiamo o non abbiamo tentativi concessi o, non ab o abbiamo esaurito quelli precedenti. In caso contrario, anzi, no, questo forse va bene così. Allora, questo non mi piace così, perché questo times adesso è diventato troppo generico. E quindi voglio diventi un retrace. Quindi questo retry, perfetto, dovrà lavorare su quello. Quindi retrace, qui diciamo ci sono i tentativi invece, quindi potremmo dire che questi sono i tentativi con cui noi di volta in volta, ok. Quindi partiamo. While true, ok, quindi while true diciamo che ci salviamo i tentativi, però se è negativo non mi piace decrementarlo. Beh, ma comunque non mi interessa, nel senso che... Allora, facciamo così. Se questo è maggiore di 0 o maggiore o uguale a 0, e con i tentativi siamo sotto, allora raise. Quindi se mettiamo un retrace negativo, quello dà sempre false, e quindi aspetta all'infinito. Quindi dovrebbe scoppiare solamente, cioè scoppiare, dare l'eccezione solamente se abbiamo tentativi o 0, neanche uno, e li abbiamo esauriti, oppure ne abbiamo più di uno e li abbiamo esauriti. Se questo è negativo, oppure ci sono altri tentativi, ma cosa che non è possibile se questo è negativo, allora si prosegue e quindi si aspetta. E qui c'è la sleep. Ok. Poi possiamo sempre provarlo, ma
Ok. Questo weight interval mi sta bene come nome perché è un weight generico, quindi magari a fronte di un'altra politica potremmo decidere di utilizzarlo così. Allora, poi altra complicazione ancora. In realtà non voglio un'eccezione sola, ma ne voglio n. Quindi qui in realtà vorrei questo. Detto niente. Allora, qui ne lasciamo una. E in ingresso lo andiamo a definire in questo modo. Anzi, mettiamolo così. Sì, no, va bene. Self class più questa roba qui. Si può fare, non si può fare, non si può fare. No, scusa, va bene. Qui c'è un problema di fondo legato al fatto che quindi l'eccezione dovrà ereditare da una di queste. Sì, lo so, magari si poteva fare anche nel metodo when, lasciando exception e qualcosa del genere, però. Però vabbè. Allora, però così già più. Qui. Come potremmo fare? Qui potremmo farla in questo modo. Abbiamo la possibilità di ordinare. Ma dai, usiamo un index of. Anzi. Qui però facciamoci un metodo privato, anzi guarda, che non si sa mai. Poi gli darò un nome. Is target exception, non so come chiamarlo. Poi gli cambiamo il nome. Allora, qui dentro arriva una exception di tipo exception. Ok. Qui dentro facciamo un bel for in l exception in questo dovrà diventare poi exception classes. Ok, quindi if l'exception inherits, no, inherits from l'exception, che poi dovrebbe essere una l'except class. Oppure facciamo classe che scriviamo anche meno.
If exception inherit from class, then begin result equal true, exit. Altrimenti result equal false. Ci starà. Quindi qui mettiamo if not is target exception i range. Questo diventa un classes. Oi, buonasera Vision. Vision for all. Vision for all. Stiamo complicando la vita in maniera... No, in realtà il tentativo... Ho avuto un momento di defiance, ma... Ho una chat che mi fa un supporto assoluto, quindi... Visto che anche in Python hanno aggiunto i due punti uguali... Per fare che cosa, però? Cioè, sempre assegnazione. Oppure un altro operatore. Allora... Non mi ricordo di averlo utilizzato, quindi dovrò aggiornarmi sulle novità. Quindi qui ci siamo, abbiamo fatto il when, abbiamo messo questo che è un array, sulla create l'abbiamo gestito, quindi devo aggiungere una sorta di... Adesso devo mettere più di un'eccezione. Lo vorrei fare con uno di questi metodi, tipo una cosa tipo or handle. Beh, ovviamente non, possibilmente non nil a questo punto, perché there is new syntax, there is new syntax due punti uguale. Assign value to variable as part of a larger expression, the walrus operator, da Python 3.8 in poi. Allora è già anche qualche versione, perché dovremmo essere sulla 3.10, 3.11 adesso mi sembra, quindi... è interessante, uno che è abituato al... adesso lo provo, devo provarlo, adesso la pulce, adesso vado a provare se funziona davvero. Qua c'è un interprete del 3.10.8, adesso ci provo subito... magari bisogna abilitarlo nel... magari questo editor che però non lo supporta, perché... mi dice invalid... forse va abilitato in qualche modo, oppure c'è una versione nuova di... quando siamo arrivati 3.11.1 ho visto usare pezzetti di programma sparsi nel mare magnum del web. Python, tanto non ho mai saputo che si chiamasse walrus operator. Magari c'ho un'impostazione di compatibilità con... No, aspetta. È per simile... Sì,
Ah, quindi questo non restituisce un valore, però. Il valore dentro ce lo mette. Se invece stampo questo, lo restituisce lo stesso. Tradizionale shipment doesn't. Ah, cioè è l'altra che non, cioè è questa che non restituisce un valore. Mentre con questo Walrus, questo viene assegnato qui e diventa anche il valore dell'espressione. Ah, interessante questa cosa. Beh, comunque me lo andrò un attimo a vedere per capire come mai hanno sentito il bisogno di mettere questo, cioè un operatore che comunque ha un effetto un po' diverso dal punto di vista. Ah, sì, l'importante è che non abbia delle differenze, però mi pare di capire che al netto che dà il valore anche all'espressione, per il resto, sì, il fatto che vuole parentesi è un po' una rottura, però non è che una volta che uno si abitua anche alla sintassi, comunque. Sì, questo devo dire che il Pascal ma rimane sempre il più leggibile di tutti in un certo senso, quindi allora. Tra l'altro qui adesso mi faccio un po' di spazio che voglio. Quindi ho messo or handle. Andiamo a implementare e cosa mettiamo? Mettiamo exception classes, che è un array più un array con la nuova exception class e in questo modo potremmo programmarla per dire handle e database error or handle dobbiamo mettere l'interfaccia, vero? Sì, l'hanno usato per uno scopo un po' diverso. Sì, hanno preso una sintassi in prestito, ma questo lo fanno abitualmente in linguaggi un po' come anche in Delphi si prende magari a prestito un simbolo per fare altro, perché è più difficile che siano stati. Ok, quindi exception class, qui potremmo metterci qualunque altro tipo di eccezione. Se match una delle due, finiamo qui dentro. Qui possiamo ulteriormente filtrare dicendogli no, però aspetta che guardiamo, perché se di error code è 200 oppure è diverso da 0, allora va gestito, altrimenti se è 0 vuol dire che non ti scordare il risultato. Ovvero il result, giusto, result uguale self, perché è sempre un builder. No, allora diciamo che l'intento un po' siamo riusciti a seguirlo, perché abbiamo tutti questi metodi ping 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 che fanno due o tre assegnazioni, poco più. Abbiamo fattorizzato un pochino questa parte qui, che secondo me comunque si potrebbe migliorare ulteriormente. Qui non so se. Se fare una cosa di questo tipo.
Non mi piace molto mettere degli if dentro le, però vabbè. Compila ancora, quindi non è detto che vada, in realtà. Però diciamo che dovremmo mettere fuori degli unit test per provare un po' di queste cose. Quindi qui potremmo dire or handle out of range exception. Potremmo dirgli quante volte riprovare, una volta per sempre. Qui cambiamo il numero così. Quanto aspettare? Questo lo metto sopra. Questo perché così mi. L'ultima cosa che mi sconfinfera di aggiungere è quella famosa gestione del contesto, ovvero andare a dire una cosa del tipo retry. Mettere in un context che poi in realtà questo when potrebbe essere questa cosa qui, perché nel momento in cui noi entriamo lì stiamo già filtrando un contesto, quindi potremmo già dire ok, ma qual è l'errore, qual è il tentativo che stiamo facendo? Il primo, il secondo? Stiamo. Boh. Quindi potremmo anche pensarlo in quell'ambito lì e aggiungerlo qui. Anche se il when. Sarebbe dopo un nome un po' fuorviante, magari sarebbe più interessante chiamarlo diversamente. Però è qualcosa che poi noi andiamo a cambiare in base al contesto, quindi sto pensando a voce alta e a culo basso. No, sto pensando se unire tutti in una funzione oppure no, perché può essere utile invece che passare qui l'eccezione, passare già il contesto. Ah, però aspetta, qui non è detto che io poi voglia fare il retry, quindi potrebbe rimanere disgiunto. Ma no, alla fine il contesto è lo stesso. Perché nel momento in cui c'è l'eccezione, io entro. Questa parte l'ho già validata. Se non mi interessa, non metto l'eccezione qui, agisco solo qui. E qui voglio avere tutto, quindi in realtà quello che dobbiamo aggiungere, secondo me, è un policy context. Ad esempio, un'informazione è senz'altro la ex exception. Adesso vedo se chiamarlo ex error. Non posso chiamare exception perché, vabbè, magari posso, però exception di tipo exception non mi piace molto. Quindi lasciamolo un attimo così. Ad esempio, vorrei dargli il numero del retry del tentativo, in molti libri vedo che questo diventa error, però a me non piace mai chiamare le eccezioni come error perché non sempre le trovo un errore, cioè dipende dal contesto in questi casi.
Quindi qui diventa un predicate. Allora facciamo che il result dice se gestire retry o meno, e quello l'abbiamo già fatto, però al posto di questo entra il policy context, ok, che ovviamente va preparato. Quindi questo diventa un when più generico. Posso cambiare anche da qui. Poi cioè che si cambi idea ogni 2 secondi, ma come dire. Ok, qui l'abbiamo inserito, dovrebbe andare in errore dove, esatto, qui abbiamo, dovremmo preparare il contesto, quindi se non è una target exception, altrimenti, allora se dai false scopiamo, quindi qui dobbiamo preparare un contesto. Questo andrebbe fuori anche, tra l'altro, probabilmente, secondo me sì, perché, esatto, quindi prima creiamo il contesto, potremmo mettere una create anche nel nostro contesto. Allora, context di tipo policy, anzi, facciamolo proprio così. Create. Forse c'è un limite de... constructor create. Ad esempio, sicuramente l'eccezione è una cosa che dovremmo passare. Sì, non è un campo privato, quindi va benissimo così. No, posso crearlo vuoto? Solo per non inizializzarlo più volte, perché RTRY. In realtà come attempt potremmo fare il contrario, eh? Potremmo partire da zero, cambiare questa logica e poi dire tentativo number one ok, e poi variare ovviamente anche questa parte di qui. Dobbiamo dire se abbiamo di try e l attempt è maggiore dei degli retry, quindi se questo è 0 anzi questo è 0, andiamo a eseguire questa, quindi se abbiamo 0 tentativi questa scopre subito.
Se ne abbiamo uno, e l'attempt vale 1, è maggiore, no. Quindi vuol dire che almeno un altro giro ce lo facciamo prima di scoppiare. Se questo è negativo, eccetera, oppure qui siamo sotto, ok, non scoppiamo e facciamo la slip, altrimenti scioppa, e così riusciamo voilà, sì. Però forse senza parametri non me lo fa, infatti sembrava che approfittiamone, così lo inizializziamo tutti al record. X an exception, ok, quindi qui lo andiamo a creare. E qui dobbiamo passare questo context. Qui ovviamente cambia tutto, perché questo diventa un policy context, questo diventa context, if not context x is a. If context.attent maggiore di 3, result uguale false. Ah, giusto, poi dovremmo fare un change. Dovremmo fare questo. Wait interval, ma diventano un po' tanti i parametri da passare qui e non mi piace, quindi passiamo solo questo e il resto lo valorizziamo. Time span. In questo modo noi possiamo attempt wait interval forse ci conviene fare in modo diverso, anzi ho cambiato idea. Diamo una struttura anche a questo oggetto.
Ok. Attempt. All'altro abbiamo possiamo usare anche un barbatrucco e queste cose dovremmo leggerle. Ok. Questo poi è un time span. Wait, sì, lasciamo un attimo così, ma magari. Ok. In realtà non è proprio importantissimo che questo vada. Però ecco, questo dovrebbe essere di sua lettura. Quindi mi metto un setup tempt value integer set exception. Queste potrei effettivamente passarle, altrimenti le passo al costruttore. Exception. Exception. Questo lo lascio scrivere. No, l'exception non possiamo determinarlo in anticipo perché cioè, l'idea è di creare questo. Allora, togliamo questo, parte da 0, nil e questo verrà inizializzato. Quindi torniamo un attimo nella logica qui. In realtà la vediamo così. L context policy context create finally context free. Allora, tempt viene via tutta questa bella roba viene messa qui dentro. Ok. Quindi questo ink attempt in realtà verrà tradotto così. Next attempt. Che fa una ink di attempt. Ok, quindi qui next attempt, prossimo tentativo, result e ma avevo messo questa exit, non c'era molto senso. Ah, perché c'era il while. Beh, non è proprio bellissimo. Facciamo un break, invece che un exit magari. On exception, if not target exception, quindi qui controlliamo. In realtà questa condizione potremmo anche metterla dentro qui.
ovvero andare a dire che if not assigned classes il risultato è false e quindi scioppa, altrimenti dobbiamo vedere se appartiene a una di queste, se è un target exception. Oppure combiniamo, forse meglio, questa roba qui. Se abbiamo le classi e matcha con una delle classi, true, altrimenti false. Piace di più, ok. Dicevamo, torniamo al punto qui. Quindi qui semplifichiamo ulteriormente. Il contesto l'abbiamo già creato. Wait interval viene impostato al wait interval. Qui ci serve potremmo anche metterla privata in realtà, quindi procedure mettiamo set exception non che faccia poi nulla di trascendentale, semplicemente va a fare questa roba qui in modo che qui set exception gli passiamo l'eccezione when if assigned when and not when context ripre tries ovviamente attempt dobbiamo prenderlo dal context o potremmo addirittura metterci i retries all'interno ma sleep trunk wait interval del context in questo modo qui ci fa correggere ok il codice di conseguenza perfetto rimane tutto come prima però io vorrei passare come non devo passarlo come var già un oggetto perfetto quindi io qui potrei dirgli if concept attempt 3 esci resultable code uguale a 0 if result context punto wait interval t time span from seconds 2 per context attempt magari faccio 2 per il numero di tentativi posso partire con un contesto che viene inizializzato con un wait interval pian pianino
cioè quel, quindi diventa il default. Se io non lo tocco mai, rimarrà fisso, ma io di volta in volta posso andare a vedere qual è il numero del tentativo che sto facendo, l'eccezione di che tipo è, la posso castare, vedere se la proprietà è quella che mi interessa, e anche modificare dinamicamente il wait interval, ovvero la, come dire, la possibilità appunto di dire ok, magari ogni volta che faccio un tentativo vado logaritmico, cioè più ne faccio più aspetto, perché se non mi risponde magari un API in un certo lasso di tempo aspetto un pochino, riprovo, non mi risponde ancora, allora aspetto un po' di più e dopodiché ritento dopo un tentativo, cioè un tempo più lungo trascorso. Quindi questo potrebbe essere tranquillamente una, oppure la policy che voglio io, perché questo wait interval, se viene cambiato qui da fuori, non dovrei riuscire a impostare l'exception, cioè questo non lo posso fare, ovviamente non posso chiamare set exception, mentre di là sì, perché la policy nella stessa, è nella stessa unit. Quindi anche next attempt non è, non sarebbe bello chiamarlo qui, però io potrei anche dirgli vado, ti brucio un tentativo, non lo so, questo è già più opinabile come, ecco, una cosa che potrei prevedere magari in fase di costruzione è appunto il famoso montare dei retry, beh, che ci sto, alla fine ci finisco per mettere all'interno troppe, beh no, tutto sommato no, effettivamente, quindi mettiamo che uno, perché uno potrebbe voler sapere ok, i tentativi sono a questo, ma quanti ne avevo in da poter fare, quindi potrebbe essere un'informazione che torna utile e quindi ce la potremmo aggiungere. Retries, e potremmo anche dirgli, potremmo anche dirgli questa roba qui, ovvero policy context, non lo so, retry expired, potremmo metterci no more, cannot retry, cannot, oppure temp left, cioè sto pensando a, non so, abbiamo, quando abbiamo esaurito le cartucce, quindi siamo, come dire, a secco di proiettili. Non so, end of retries o qualcosa del genere. Can retry, adesso lo chiamerò, lo chiamo così, e qui dentro metto un result. Deve essere il contrario di questo, quindi se ho dei retry, e perfetto, così questo ce l'ho già nel mio contesto, quindi se ho almeno un retry e retry sono esauriti, allora result è not di tutta questa roba qui.
forse facciamo prima. A chiamarlo Cannot Retry, quindi ma sì, chiamiamolo così. Chiamame l'axe. Can retry. Cannot. Oppure out. Out of. Attempts. Mi piace di più. Ho esaurito i tentativi. Se ho esaurito i tentativi, allora vuol dire che voilà, diventa anche già più elegantino questo codice. Ha detto che ok, dobbiamo passare i retry, quindi lo creiamo all'inizio, gli diamo il wait interval come inizializzazione e poi usiamo sempre quello ovviamente per fare lo sleep. Anche qui mi viene spontaneo quasi fare una cosa del genere, quindi diamo i millisecondi, no? Sì, ovviamente col trunk, perché così ci lascia un po' più pulita la logica dell'execute. E questo contesto è un po', come dire, una sorta di è la wait che ci porta al prossimo tentativo in un certo senso, quindi più o meno ci siamo. Non si è mai posto questo scrupolo fino ad ora. Non è che hai cambiato roba. Ma no, non dovevi cambiare questa, stupido. Sei uno stupido. Questa andava bene come era. Ok. Ah, è stato troppo efficiente. Ha cambiato tutto. Ok. Questo ci dà in realtà un vantaggio in un certo senso, ovvero il fatto di avere una parte di controllo anche qui. Vabbè, è vero che possiamo chiamare next attempt, però potremmo anche ingaggiare una wait for, potremmo magari metterci un break, cioè forzare la fine dei tentativi, qualcosa del genere. Abbiamo quantomeno un oggetto che porta dentro dei valori del nostro contesto
e alla fine, come dire, in un certo senso fa sì che questo contesto possa essere cambiato al volo, quindi cioè tutto quello che abbiamo definito tramite i metodi del builder, gestisco un intero, vabbè, intero quello rimane, le eccezioni eccetera possono essere discriminate anche come numero di tentativo, come tipo di eccezione, come proprietà dell'eccezione, cambiando i retry, cambiando il tempo di attesa volta per volta, rendendo praticamente questi metodi una scorciatoia per impostare un default che il più delle volte va bene, però di volta in volta, nel momento in cui incrociamo l'errore, incrociamo nell'errore, vogliamo, come dire, customizzarlo, a questo punto potremmo, qui in realtà ci ho pensato adesso, però questo accept, questo create except class nil potrebbe anche tradursi, si traduce in questo in realtà, cioè se if not assigned, ci ho pensato adesso, ma except class diventa exception, quindi mettiamo questo per forza di cose, perché almeno un'eccezione dobbiamo averla. Quindi tu mi puoi dire se le vuoi bloccare tutte oppure alcune famiglie, diciamo. Se le blocchi tutte, cioè se metti exception, ovviamente qualunque è buona per entrare nella, cioè per fare retry, a meno che non metti un when e non inizi a discriminare lì dentro. Se metti classi specifiche, vuol dire che tutte le altre devono dare un errore secco, quella la vuoi gestire con retry e poi fare la when per gestire il caso specifico. Quindi è ovvio che entrando qui dentro, come dire, in un certo caso devi dargli un punto di partenza per cui vuoi, cioè come tipo di eccezione, quale tipo di eccezione ti fa ingaggiare il retry, perché altrimenti non usi neanche questo codice, cioè se non vuoi fare retry, cioè il retry lo scateni tramite un'eccezione, quindi l'eccezione che guida il fatto che è successo qualcosa da ripetere, quindi può essere un'eccezione che fa fallire il tutto o una che ci ingaggia il retry. A quel punto col when possiamo dire confermarlo o possiamo confermare o ribaltare il risultato, come dice. Quindi vogliamo fare tutto nel when, mettiamo exception o non passiamo nessuna eccezione e a quel punto siamo a posto. Vuol dire che, non vuol dire ovviamente che non vogliamo intercettare alcuna eccezione, ma vuol dire che tutte quelle che passano devono essere gestite con retry, giustamente. Quindi è un po' come dirgli un handle con un jolly, quindi potremmo anche fare un handle così e lui lo accetta, perfetto. Che però non vuol dire che non è suscettibile a nessuna eccezione, ma vuol dire che le prende tutte. E a quel punto qui ne aggiungiamo altre, quindi vabbè, a questo punto non avrà molto senso, perché questi or handle di fatto ci danno, ci abbiamo qui dentro exception, quindi matcha senz'altro da prima o poi. Vuol dire che faremo tutto qua dentro in questo caso. Non male, non è male, dai. Non ho idea se questa architettura funzioni. Cioè, adesso questa potremmo provare se funziona di nuovo quella di prima. Allora, questa la eliminiamo. Questa serve solo per vedere se compilava tutto il cucuzzaro. Però la commento giusto per. Questa deve essere ancora compatibile. Lo era ancora perché funzionava ancora. Handle string, ok, vediamo se ad esempio, beh, proviamo la when
mettendoci function, cambiando solo i parametri del retry in maniera progressiva in base al numero di retry. Quindi qui mettiamo una function con il context che è il nostro policy context, ok, ci mettiamo begin e end. Adesso le scrivo così che magari è meglio. E che compini, cos'è quel try finally, e qui ci mettiamo qui in mezzo, quindi entra qui dentro quando ovviamente abbiamo beccato un'eccezione, abbiamo detto gestiamo solo la find not found, mettiamo context wait, giusto, l'abbiamo chiamato wait interval, uguale time span from seconds a context attempts per 2. Ti manca? Ah sì, giusto. Ah giusto, e dobbiamo metterlo anche noi questo. Result uguale true. Quindi per me è sempre da ritentare, da fare retry. Attempt. Qui o mettiamo attempt number o metto attempts, perché altrimenti diventa, può essere fuorviante. Mettiamolo così, va, vediamo se è tutto a posto. Qui no, come fai a compilare che l'ho cambiato? Ah scusa, ho cambiato solo il campo e non la proprietà. Giustamente, ovviamente è sengazza. Attempts per 2, quindi dovrebbe diventare sempre più, dovrebbe partire con 2 secondi e poi diventare sempre più lento, mi viene da dire. Il file non c'è, quindi a un certo punto andrà fuori dai tentativi e scoppierà. Qui ci sta mettendo molto di più, 3, sta aspettando molto di più, 4, qui mi aspetto che 5 aspetterà 10 secondi, più o meno ci siamo, e poi giustamente è interrotto con l'eccezione, quindi ci sta, perché è andato tentativo numero 6. Ha riprovato 5 volte, quindi sì, ci sta. Arriva al sesto perché abbiamo il primo e poi abbiamo gli altri due. Quindi è corretto, corretto. Mi sembra sia corretto. Ma che ora abbiamo fatto? Vedo un notte, sì, mezzanotte. Io andavo bello tranquillo, mi sono perso completamente l'orario. No, diciamo che, diciamo. Dai, comunque sta venendo abbastanza bene. Sta venendo abbastanza dinamica, abbastanza utile, quindi adesso mi cambio anche inquadratura, così ne approfitto per darvi la buonanotte, che effettivamente mi è scappato l'orario, mai come quella live con Maurizio, dove ci è scappato proprio, però mi ero intrippato e quindi stavo
stava andando, come dire, a ruota libera, quindi non male. Carino, carino, dai, sta venendo bene. Non so se prevedere altre casistiche o vedere qualcosa di più, però si potrebbe quasi già mettere magari su GitHub, provare a documentare un attimo, cioè, quindi aggiunte quelle cose cosmetiche. Ride, farei volentieri, non so in quanti siamo, qualcuno c'è. Non vedo il contatore. OBS non è mai affidabile, quindi a parte che non mi. Però sì, volendo potremmo vedere se c'è qualcuno che sviluppa, qualcuno. Se hai proposte, come sempre, nuove in questo caso, di sviluppatori. L'altra volta abbiamo trovato qualcuno che era impelagato a. Non mi ricordo cosa non riusciva a installare. Forse SQL Server o qualcosa del genere, ma io ho fatto un corso questa settimana a un cliente con SQL Server e quindi in realtà ce l'ho fatta. L'ho installato tranquillamente da Docker, anzi quasi quasi adesso me lo installo da lì perché tenermi tutta la roba di SQL Server è quasi più comodo installarlo da lì che non. Allora, abbiamo. Mi dicevi. Aspetta, che guardo. Aiuto, mi è scomparso. Mi è scomparso il buon OBS Codercats, Lara Croft o i pagliacci. Pagliacci immagino che giocheranno. I pagliacci live staranno giocando, immagino, quindi. A scacchi addirittura. Questa è roba da cultori. Siamo Codercats. E Codercats è ancora. Perché non vorrei ovviamente beccare qualcuno che sta proprio chiudendo in questo preciso momento, ma lui mi sembra proprio nel bel mezzo del. Il suo gatto dorme mentre. Quindi direi che potremmo fargli una visitina, via. Ho iniziato da poco a usare SQL Compiler per una cosa che mi serve, giocano a scacchi. SQLite3 l'abbiamo usato. No, quando l'abbiamo usato? Forse la settimana scorsa per fare un API. Secondo me l'abbiamo usato per fare un API qui sempre su con Mars. E dai, vado a fare un altro giro da Codercats, così vediamo a che punto che si sta perdendo un break. Sta prendendo un break o ci sta abbandonando? Ma se n'è andato proprio in questo momento. Vabbè, cancella tutto. Sono andato a far pipì. Vabbè, contatore pipì infinito. Si è andato a fare pipì. ci sta che. Ok, allora dai. Intanto vi ringrazio come sempre per chi è sempre presente, quindi che mi dà una mano. Non so se Punk è già andata a Nanna, ma grazie per supporto tecnico assolutamente indispensabile. Quindi chiaramente questa, non so se diventerà una libreria carina da distribuire, metterò i nomi di tutti i partecipanti alla live come co-creator della libreria. Niente, se non ci sono imprevisti, prossima live è mercoledì, come dicevo, guardiamo un po' di Bluetooth, se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Nel frattempo, se è tornato dal bagno il buon Coder, che sembra che abbia qualche problemino, forse, non lo vedo, è tornato. Andiamo a fare un ride, così, dai. Raidiamo sviluppatori quantomeno e quindi
e ci rivediamo, quindi rimanete per il ride, ci rivediamo, così lo salutiamo e ci rivediamo direi mercoledì. Quindi grazie a tutti e buonanotte, scusate dell'orario, buonanotte.